Ciao, sono Luca e in questo video vedremo tre esercizi interessanti per le spalle anche a casa per aumentare ovviamente la massa muscolare e lavorare un po' sul V-shape, anche se parentesi comunque in questo caso per il V-shape stesso è molto importante allenare anche la schiena e tre movimenti diversi al solito che puoi tranquillamente fare anche a casa con manubri, elastico, bilanciere, un po' in base a diverse combinazioni. Il primo è l'Italian Hand Press, interessante perché cambi un po' le cose rispetto al solito, hai il movimento che è sempre in extra rotazione, il che è ottimo per proteggere l'articolazione delle spalle e per l'appunto preservarla nel corso del tempo. Parentesi, poi quando fai le classiche alzate laterali per le spalle, mi raccomando, eseguile sempre con una leggera extra rotazione proprio per proteggere la spalla. E in questo caso il movimento è veramente estremizzato, mantenendo poi in maniera alternata un braccio esteso sopra il capo. Interessante per colpire in maniera un po' diversa rispetto al solito, proteggendo anche il discorso articolazione, postura, che non è un dettaglio. Puoi partire con un 4x12, magari in super serie con gli altri esercizi, poi nel corso del tempo arriverai a fare un 5x8 per una maggiore intensità e maggiori carichi, comunque non esagerare perché il tutto è veramente molto intenso. Puoi farlo o con manubri o con elastico. Dopodiché abbiamo il John Matrix Press, ancora una volta per cambiare le cose rispetto al solito, dove alterni tre movimenti, prima centrale, poi in maniera per l'appunto laterale, in questo modo colpiamo un po' i deltoidi nella loro interezza, in particolar modo anche il capo laterale, che è quello che poi ci dà insieme anche ai dorsali il discorso V-shape. Interessante per l'appunto ancora una volta per cambiare un po' le cose rispetto al solito. Puoi farlo con un manubrio o con un bilanciere che è molto più intenso, quindi mi raccomando, carico molto leggero, però intensità ed efficacia veramente molto elevata, quindi stacci attento. E oppure con un elastico, ancora una volta, come sempre l'elastico rosso molto versatile. In questo caso per l'appunto sono tre per l'appunto micro serie in uno, quindi puoi fare un 4x12, dipende un po' come le conti, però fondamentalmente ogni ripetizione comprende tutti e tre i movimenti. Ancora una volta per cambiare, poi nel corso del tempo arriverai a un 5x8. E infine il Dean Clay Press, che ancora una volta puoi fare o con un manubrio o con un bilanciere o con un elastico. Con il bilanciere ancora una volta la variante più difficile in assoluto, quindi molto attento, magari parti con elastico rosso e manubrio non troppo pesante, ancora una volta per alternare un po' queste spinte, cambiare un po' le cose rispetto al solito, in parte come negli altri casi interverranno anche i tricipiti, non più di tanto, e in questo modo per l'appunto puoi cambiare un po', dare uno stimolo diverso e con cariche magari inferiori, tanto più se sei a casa, magari con meno dischi a disposizione, puoi veramente avere ottimi risultati in termini di contrazione, pompaggio e sentire veramente le spalle che bruciano. E ancora una volta parti con un 4x12, dove ogni ripetizione comprende tutto il movimento completo, arrivando poi nel corso del tempo a un 5x8. Se vuoi partire già carico, sei molto avanzato, parti con il bilanciere, molto intenso anche per mantenere il possibile il bilanciere parallelo al terreno, altrimenti elastico e manubrio è un po' la progressione, quindi da quello più facile elastico, poi il manubrio con l'intermedio e la variante con bilanciere è sicuramente quella più intensa. Quindi prova questi movimenti, tutti e tre, che sia con elastico, con manubrio o bilanciere, molto intensi e molto interessanti per cambiare un po' le cose rispetto al solito, rispettando come sempre il discorso extra rotazione, proteggere l'articolazione, gomiti vicino al corpo, presa non troppo distante sul bilanciere rispetto alla larghezza delle spalle. In questo modo, per l'appunto, evitando anche di allenare direttamente i deltoidi anteriori, proteggiamo un po' l'articolazione a fini posturali. Quindi questo è un po' il video di oggi, provali, sicuramente potrai avere ottimi risultati. Ti rimando agli altri miei workout a casa, ne ho fatti parecchi, anche per le spalle e non solo. Paradigma autoconsapevolezza e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con un servizio di personal trainer online. Ciao!